Ciao a tutte, benvenute, siamo insieme. Siamo insieme perché vogliamo parlarvi di un progetto al quale stiamo lavorando da un po' e che finalmente ha preso forma. Quindi ora vi lascio nelle mani della mia fedele collaboratrice che vi spiega un po' destro. In che cosa consiste questo progetto e qual è la nostra idea. Ciao ragazze, allora prima di tutto mi presento, sono Elena e sono l'admin di Vanity Space. È un gruppo su Facebook che tratta cosmesi e make-up non sempre biologico, diciamo che io non sono proprio una talebana del bio. Abbiamo deciso con Giulia di unirci per offrirvi un qualche cosa di nuovo che non c'è su YouTube e neanche su Facebook. Quindi abbiamo messo assieme quello che è il mondo del make-up, quindi c'è la mia super guru del make-up, e io che invece tratto cosmesi bio. Quindi faremo dei video dove tratteremo delle tematiche a livello di pelle, quindi parleremo di pelle grassa, pelle sensibile, pelle secca, e abbineremo anche quella che è la cura dal punto di vista del make-up. Giusto? Esatto. Per chi mi segue già, ragazze, voi sapete che io nasco come estetista e poi dopodiché ho deciso di fare l'accademia e di diventare make-up artist. È diventato il mio lavoro primario, dopodiché sono diventata art director per lo sviluppo del make-up di un'azienda. Faccio anche eventi, lo sapete, chi ho avuto la fortuna di incontrare lo sa, cerco di incontrare tutte voi ed è diventato proprio il mio lavoro. Ecco, il mio canale è sempre stato il modo di veicolare il mio lavoro e la mia passione, perché ho la grande fortuna e l'onore che queste due cose coincidano. Quindi io riesco a fare il mio lavoro, che è anche la mia passione più grande. Come sapete, il make-up per me è un po' fuori da quello che è lo schema classico di make-up. Per me è proprio un modo per rendere la donna al suo massimo positivo. Non è non è un'aggiunta, è un arricchimento, ecco. Quindi il fatto, però, la regola base del make-up è che se la pelle non è curata, il make-up non verrà mai bene. E quindi noi abbiamo deciso di fare cosa? Di proporvi un percorso itinerante che vi porti a sapere come trattare ogni tipologia di pelle, sia per quanto riguarda la skincare integrativa, quindi maschere, scrub, la skincare routine classica, quindi dai siero, le creme contro occhi, eccetera, la corretta detersione, ragazze, la detersione che è fondamentale. Fondamentale, e il make-up che più si addice a questa tipologia di pelle, in termini di componentistica e in termini di proprio tecniche di applicazione. Non sarà solo questo progetto sarà tanto di più, ma la cosa con la quale vogliamo iniziare e il motivo per cui abbiamo deciso di unire le nostre competenze è insegnarvi a curare il vostro tipo di pelle, a trattare il vostro tipo di pelle, a truccare il vostro tipo di pelle, e da lì poi si apre un mondo. Esatto, infatti io arrivo da famiglia, da quando sono piccola ho sempre vissuto all'interno di quelle che sono le erboristerie, di quelle che sono le erbe officinali, sono cresciuta tra virgolette a bio e a prodotti naturali proprio perché in casa avevo la nonna e la mamma che erano fanatiche di questo mondo, anche se parliamo di 25 anni fa, 30 anni fa era un po' un'utopia in Italia parlare di biologico e parlare di settore erboristico, medicina olistica e tutto quello che è la parte naturale della cura del sa. E quindi un bel giorno ho deciso di aprire un gruppo che inizialmente è nato un po' per gioco, perché in Italia c'era questa moda delle box in abbonamento, quindi c'era la famosissima Glossy Box, ti ricordi che ricevevamo a casa la Glossy, la My Beauty Box, piuttosto che tantissime altre, e mi ero riempita a casa di prodotti. Quindi un bel giorno ho detto vabbè, apriamo una sorta di gruppo dove poter scambiare quelli che sono tutti questi make up che arrivavano doppio, tripli addirittura, perché quando arrivava il 15 del mese arrivavano un sacco di box. E tra l'altro, ragazze, ve lo dico da utente, Vanity Space oggi è veramente per tante di voi un punto di riferimento per quello che è non soltanto la recensione, perché poi Elena ha associato al gruppo anche il blog, quindi non è più soltanto un punto di scambio, ma proprio è una finestra su quella che è la cosmesi italiana e non. Lei veramente ha una cura nel dettaglio, un'attenzione al particolare anche riguardo alle componenti, l'inci, la derivazione dei prodotti, eccetera, che è diventato un punto di riferimento per tante di voi, e sono felice se tante ragazze che seguono me e che non conoscono questa realtà possano venirne a contatto. In più, la cosa secondo me molto bella di Vanity è che tante di voi pubblicano foto e chiedono consigli sul look che hanno realizzato, sul prodotto che hanno comprato, e lei tra l'altro si sbatte molto per cercare di avere rapporti con le aziende, non a livello profitto, cioè non per guadagnarci assolutamente niente, questo ve lo garantisco, ma per dare la possibilità all'utenza del suo blog di poter acquistare a prezzi veramente vantaggiosi, con delle box dedicate, scontistiche dedicate, eccetera, e fanno proprio dei veri gruppi d'acquisto in un certo senso, no?
Quindi non vuole essere assolutamente una sponsorizzazione del gruppo, no. Cioè, lo sto dicendo perché lei è questo. Quando parli di Elena Rossi parli di Vanity Space, è la sua creazione, no? Come quando parli di Giuliacova parli di Giuliacova anche in termini del suo canale, no? E sono felice se le utenti di Vanity possano scoprire anche il mio canale, nel senso, quando due persone hanno delle affinità in termini elettive e professionali è bello poter condividere questa cosa e unirla per darvi il più possibile le nostre competenze unite, volte ad avere la cura di sé a 360 gradi. Quindi questo è l'intro, è l'inizio di un percorso che speriamo tantissimo piaccia a tante di voi, che possiate seguirci in tante e che possa essere veramente qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Anche perché c'è da dire una cosa importante: noi non vogliamo diventare le youtuber che hanno le follower succubi, noi vogliamo dare una consapevolezza a chi ci segue, quindi noi vogliamo che voi impariate da sole a sapervi valorizzare, a capire che cosa va bene per voi, a capire qual è il prodotto che va bene per voi, come scegliere un determinato make-up, come scegliere una determinata crema, come imparare a leggere un indice. E non abbiamo la presunzione di dirvi questo è quello che tu devi usare. Noi vi vogliamo dare gli strumenti per far sì che voi siate in grado di poter essere il più indipendenti possibile. Questa è sempre stata la mia missione da quando ho aperto il gruppo. Io ho sempre voluto delle follower che siano in grado di trarre da me quello che io so e che cedo a voi, perché è la mia passione, quindi mi piace il fatto che voi possiate diventare indipendenti da questo punto di vista e riuscire a crearvi una vostra idea, una vostra sapere, conoscere la vostra pelle, posso usare questo, non posso usare l'altro, io vi dico che cosa è buono e che cosa evidentemente non è buono. La verità per me sta nel mezzo, io non sono una talebana del bio, non sono mai quella che dice il silicone, madonna mia, chissà che cosa succederà se mi metto il silicone in faccia, no, io sono nel bio per quanto riguarda la skincare, un po' meno per quanto riguarda il settore del make-up, però cerco sempre di dare delle informazioni. L'utente le prende, le fa sue e da solo decide che cosa fare. Questa è sempre stata la mia idea, l'idea di abbandonare un po' il fondotinta, di riuscire ad avere una bella pelle, di capire perché si hanno determinate problematiche, certo. Perché ho la pelle oleosa, perché ho i capelli abbastanza unti, perché è inutile continuare, ragazzi, a mettere dei fondotinta super opacizzanti, esatto, su una pelle grassa, bisogna trattarla in modo che il fondotinta super opacizzante perché non arrivi a servirci quello, più. A riuscire a capire il perché ho una determinata problematica, se non ce l'hai di genetica, perché sei cresciuta così, vuol dire che hai un comportamento sbagliato e noi vi aiuteremo a capire quali sono i vostri comportamenti sbagliati. Tra l'altro anche per il compartimento make-up, lo sapete, una cosa che io odio, che mi fa rabbia, è il potere del mass market, esatto, delle super pubblicità che ti convincono a comprare qualcosa. Nivea, struccati sotto la doccia, cioè. Oh, non so, easy contour in un minuto, cioè queste cose qua. E io stessa, ragazze, io stessa ne cado vittima. Io stessa non perché sono più intelligente o più brava, ma io stessa perché dovrei avere la capacità di discernere facendolo di lavoro, esatto. Ma vieni talmente tanto bombardato che involontariamente poi vai da Tigotà, da cosa pure, trovi l'offerta a 5,50, dici vabbè, lo compro e prendi delle cantonate. Esatto. Noi vogliamo cercare di aiutarvi a capire leggendo un inci, facendo uno swatch, come provare un prodotto per acquistarlo, andare in profumeria struccate, dove provarlo, quanto tempo indossarlo e poi decidere da sole se acquistare. Non vi diremo questo è buono, esatto, e questo è balordo, non sarà promossi e bocciati, top e flop, niente di tutto questo, sarà questo è composto così, questo tipo di ingredienti portano a questo tipo di risultato, con questo tipo, esatto, di frequenza arrivate a questo tipo di risultato e poi andate con le vostre gambe serene. Esatto, facciamo un'anamnesi generale di quelle che sono le varie problematiche, cosa dovete andare a vedere per cercare di capire quale può essere il vostro problema e da lì pian piano insieme cresciamo e cerchiamo di risolvere quelle che sono queste cose qua. E poi già che ci siamo per inaugurare questo nuovo progetto, siamo state contattate da un'azienda che si chiama Professional USB, che regala, ci vuole regalare ed è gentilissima, cogliamo anche l'occasione per ringraziarla di questa cosa, 60 chiavettine USB che sono bellissime, che tra l'altro sono anche abbastanza capienti perché sono un 8 GB, quindi sono abbastanza capienti, e ci sono varie tipologie. Noi siamo state chiamate per la Fashionel, che è questa bellissima bambolina che è dedicata al mondo fashion, al mondo beauty, eccetera eccetera, e ne regalano 60, quindi a questo punto qua direi che nei commenti di questo video
il miglior commento, diciamo, voi fate il vostro miglior commento, l'azienda, che si chiama Professional USB, non saremo noi a scegliere, non siamo noi, esatto, ne sceglierà 60 a cui regalare poi ognuno la sua chiavetta. Ce ne sono diverse, c'è la sposa, lo sposo, il geometra, l'ingegnere, il laureato, l'avvocato, quindi potrete scegliere la vostra chiavettina. Guarda, giusto poco tempo fa parlavamo io e lei di quanto secondo noi fosse una bella idea regalo, sì. E quando l'azienda ha offerto appunto di dare questo regalo per farsi conoscere, perché è una abbiamo cosa detto nuova. Perché no, bella idea. Esatto, quindi c'è questa news. Quindi ragazze, commentate. Esatto. E in bocca al lupo a tutte. Spero che ci seguirete in tante. Spero che questo progetto vi piaccia. E noi ci vediamo al primo video. Esatto. Primo. Baci. Ciao ragazzi. Ciao. Un bacio, ciao.